Buongiorno ciclisti, continua il test delle camere d'aria Revoloop, quelle in termoplastica, sono qui dentro. Fino ad oggi, dopo poco più di 4.000 km percorsi tra salite, discese e vallonato e tanto vento, che devo dirvi che sono veramente delle ottime camere d'aria, non perdono pressione. Non ho mai forato, contribuiscono alla ottima prestazione del copertoncino, quindi contribuiscono alla leggerezza, al comfort e soprattutto alla scorrevolezza. Ho provato altre camere d'aria leggere, non come queste, qualcosa in più in termini di grammi, e posso dire che queste le ho sentite a parità di copertoncino più scorrevoli. Ma quello che importa è che non ho forato, nonostante molti vetri abbandonati dagli idioti di turno. Le ruote sono per copertoncino e quindi di conseguenza quelli che dicono: oh, attenzione alle frenate sulle discese, che io chiamo discese da 34-30, quindi molto veloci, non ho avuto problemi di surriscaldamento alle piste frenanti in termini di calore che potesse generare lo scoppio delle camere d'aria. Fino ad oggi, provate su discese veramente impegnative. Ho frenato volutamente più volte, intanto vi faccio vedere il panorama, ma non ho avuto problemi fino ad oggi. Cominciamo a avere temperature intorno a 26-27 gradi, quindi insomma ancora deve arrivare il caldo, però fino adesso va tutto bene. Poi andremo avanti con il test e vi aggiornerò. Quindi questo dovevo dirvi. Ecco qua, sono qui. Camera d'aria. Adesso vi faccio vedere quello che porto con me. Aspettate che intanto vi faccio vedere il panorama. Vedete, io e qui ho tutto l'occorrente e come vedete ho le della Revoloop che servono per riparare. Sono delle toppe, le classiche toppe che si mettono sulla camera d'aria nel punto dove c'è il foro e poi si gonfiano, ma si deve avere l'accortezza di rigonfiare la camera d'aria riparata tenendola all'interno del copertoncino, non fuori, altrimenti diventa un pupazzo, si deforma. Ecco, questa è la pompetta, qui c'è il cacciacopertoni, pompetta leggerissima in alluminio e poi abbiamo la, faccio vedere, la valvoletta per gonfiare. Ecco, questo è il kit che mi porto appresso per l'emergenza. Va bene, penso di avervi detto tutto. Sì, penso proprio di sì. Vi auguro un buon weekend e a presto. Ciao ciao!